Salve a tutti, sono Carosone di CPV e in questo video tutorial, il secondo della nostra piccola rubrica, vi mostrerò come tingere i capelli ad una foto. Dopo aver aperto il nostro file, andremo sul livello di sfondo, faremo duplica livello, ok. Ora non ci resta che andare su immagine, regolazioni, bilanciamento colore, assicurandoci che il livello selezionato è quello di copia e non il livello principale. Questa è, diciamo, un po' la parte in cui dovremmo dar sfogo alla nostra fantasia e scegliere il colore per i capelli. Sceglieremo questa volta, in questa occasione, una tonalità di rosso. Ovviamente daremo il rosso non solo sui mezzi toni, ma anche sulle luci e sulle ombre. Così. Una volta soddisfatti del risultato ottenuto, possiamo premere su OK. Non abbiate paura, la vostra foto non è distrutta. Ora non ci resta che andare su questa piccola iconcina, aggiungere una maschera di livello. Clicchiamo e assicurandoci che il livello selezionato è della maschera, ma non il livello di base, selezioniamo lo strumento pennello. Entrambi i colori di primo e di secondo piano devono essere impostati sul nero. Opacità 100, flusso 100 e ora dobbiamo solamente applicare il pennello sulle aree e lasciare intatti i capelli. Così. Ovviamente sceglieremo dei pennelli più piccoli per le aree più dove è richiesta un'accortezza maggiore. Una volta imbiancate, se così vogliamo dire, tutte le aree, il risultato ottenuto dovrà essere simile a questo.